Buongiorno a tutti, continuiamo oggi a parlare nell'ambito di questo breve intervento dell'autodichiarazione aiuti di Stato e questa volta ci concentriamo sugli aiuti che assumono rilievo appunto ai fini della corretta compilazione dell'autodichiarazione. Dobbiamo innanzitutto fare un'importante distinzione, dobbiamo distinguere gli aiuti riconducibili al cosiddetto regime ombrello da quelli che invece non sono riconducibili al regime ombrello. Perché è importante questa distinzione? Perché se io ho beneficiato di un aiuto riconducibile al cosiddetto regime ombrello, devo compilare l'autodichiarazione, devo trasmettere l'autodichiarazione. Se invece non ho beneficiato di aiuti riconducibili al regime ombrello, non devo presentare l'autodichiarazione. Quindi l'obbligo di presentazione dell'autodichiarazione è direttamente connesso alla fruizione degli aiuti richiamati appunto nell'ambito del cosiddetto regime ombrello. Quali sono questi aiuti? Sono gli aiuti che troviamo indicati nel dettaglio nelle istruzioni, ma sono anche gli aiuti che troviamo nel quadro A, sezione 1, con gli appositi codici. Quindi questi sono gli aiuti riconducibili, ripeto, al regime ombrello. Perché questi aiuti sono così importanti? Perché hanno una caratteristica che li distingue dagli altri aiuti, ovvero sia che per questi aiuti possiamo beneficiare sia dei massimali previsti per la sezione 3.1 che dei massimali previsti per la sezione 3.12. È come se si cumulassero quindi i limiti. I limiti sono ben più alti. Questo significa che se ho superato i limiti previsti per la sezione 3.1 posso allocare anche parte dell'aiuto alla sezione 3.12 e questa è una caratteristica che li distingue da tutti gli altri aiuti. Gli altri aiuti invece devono rispettare i limiti previsti nell'ambito della specifica sezione, quindi per gli aiuti della sezione 3.1 rispetto i limiti della sezione 3.1. Dopo aver parlato quindi degli aiuti riconducibili al cosiddetto regime ombrello, dobbiamo ora soffermarci appunto sugli aiuti, come vi dicevo prima, di cui è necessario tener conto. Dobbiamo innanzitutto dire che il cuore di questo adempimento è proprio l'autodichiarazione, è quella che ci deve spaventare di più. L'autodichiarazione ha anche rilevanza penale. C'è poi il quadro A che con ogni probabilità, come annunciato, sarà anche oggetto di importanti semplificazioni, in quanto si parla della possibilità di eliminare, diciamo, si è annunciata questa possibilità di eliminare l'adempimento, soprattutto per gli aiuti che diciamo, già sono indicati nel registro nazionale degli aiuti di Stato. C'è questa possibilità di semplificazione, ma ad oggi diciamo, ancora nulla è stato pubblicato, ancora nulla è ufficiale. Detto questo, quindi il cuore è l'autodichiarazione. Abbiamo poi il quadro A, abbiamo un primo elenco di aiuti e sono dettagliatamente indicati, ma poi abbiamo quel rigo altri aiuti che è quello che spesso ci preoccupa di più. Il rigo altri aiuti non richiede l'esatta individuazione dell'aiuto, quindi non dobbiamo andare a riportare il riferimento normativo, l'importo, il resto. Dobbiamo sapere se abbiamo beneficiato di uno degli aiuti riconducibili appunto ad una della sezione 3.1 e 3.12 pur non richiamati nella sezione prima del quadro A, quindi pur non richiamati nell'ambito dei cosiddetti aiuti del regime ombrello. Quali sono questi altri aiuti che potrebbero assumere rilievo? Alcuni sono richiamati dalle istruzioni, quindi ad esempio il credito d'imposta per le rimanenze di magazzino nell'ambito del settore tessile, ma abbiamo anche altri aiuti che assumono rilievo, quindi non possiamo dimenticare ad esempio gli aiuti regionali o delle province. Dobbiamo andare a vedere la norma istitutiva, se sono riconducibili alla sezione 3.1 o 3.12. Abbiamo poi anche non solo gli aiuti fiscali, ma anche ad esempio quelli previdenziali, quindi la decontribuzione anno bianco, la decontribuzione giovani, la decontribuzione donne, la decontribuzione sud, la decontribuzione per le imprese che non hanno beneficiato della cassa integrazione guadagni. Abbiamo poi, oltre alle misure fiscali, anche ad esempio le garanzie. La garanzia del 100% rientra tra le misure che assumono rilievo e per l'intero importo, tra l'altro, invece nel caso delle garanzie 80 e 90% il valore della garanzia. Quindi, vediamo, non sono solo misure fiscali che assumono rilievo ai fini dell'autodichiarazione. Vi sono poi però una serie di aiuti che non assumono rilievo, non comportano, diciamo, l'indicazione e la percezione in questa casella. Ad esempio, la cassa integrazione, diciamo pure semplice, oppure ad esempio il cosiddetto bonus 600 euro che è stato erogato dall'INPS ma anche dalle casse professionali.
Sono tutti questi aiuti, il primo credito d'imposta negozi e botteghe, il credito sanificazione, sono tutti questi aiuti che non rientrano, appunto, non sono considerati aiuti di Stato, non rientrano nelle sezioni di riferimento, insomma, per una serie di motivi non devono essere considerati. Quindi dobbiamo necessariamente tener conto di quella che è la disposizione che ha previsto questo aiuto e vedere se è riconducibile appunto alla sezione 3.1, 3.12. In tal caso, diciamo, in presenza di questo aiuto dovremmo barrare l'apposita casella e ovviamente dovremmo tenere monitorati gli importi per verificare il non superamento del limite previsto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.